Comunque, come potete vedere, ho al mio fianco un piccolo manifesto pubblicitario, perché il tema della puntata di stasera è appunto il nostro mese della lettura. Però, prima di permesso, siccome tutti mi sono abbastanza lontani, tolgo la mascherina che per il resto della giornata, come tutti, indossiamo puntualmente per cercare di mettere noi stessi e gli altri al riparo da questo maledetto virus. Allora, dicevo, prima di entrare proprio nel tema della puntata di stasera, che è il nostro mese della lettura, alcune informazioni di servizio che dalla mia regia mi fanno avere. Allora, un attimo che ricostruiamo un po' tutto il nostro set, perché dovete sapere, e ve l'ho detto e promesso da quando ho iniziato questa avventura di dirette con voi, che io, come dire, al mio fianco ho il mio computer e fino al minuto prima di iniziare la diretta io sono qua che lavoro. Adesso fatalmente stavo appunto inserendo alcuni titoli sul nostro nuovo sito di cui vi parlerò dopo. Insomma, l'informazione di servizio è che, come peraltro molti di voi avranno già visto, tutti gli eventi in presenza sono stati annullati dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri risalente a domenica scorsa. Però già la settimana scorsa, anche questo lo sapete perché me ne sono occupato anche nella diretta di giovedì scorso, abbiamo dovuto prudenzialmente annullare degli eventi perché purtroppo non ci sono in certi luoghi le adeguate sicurezze per quanto attiene il distanziamento, l'identificazione delle persone, la misurazione della febbre e quant'altro serva per stare quanto più tranquilli possibile. E quindi sostanzialmente abbiamo annullato gli eventi in presenza, ma stiamo facendo di tutto e abbiamo fatto di tutto per recuperarli con una modalità che sta oramai diventando consueta, e cioè questa modalità della diretta Facebook, che oltretutto come modalità di dialogo, ancorché non sostituisca ovviamente gli eventi in presenza e la gioia di condividere le chiacchiere con le persone che si incontrano prima dell'evento, che si soffermano dopo l'evento, e quindi poter avere anche questo dialogo umano con le persone interessate alle cose che facciamo, dicevo, ancora che non sia così, permette però di raggiungere molte persone e soprattutto permette, ed è una cosa che scopro, come dire, facendola settimana dopo settimana, permette di salvare questi contenuti, di veicolarli nel mare grande del web e di poterli poi riutilizzare anche per successive comunicazioni, per successive attività di promozione dei libri, e insomma, ecco, non tutto il male viene per nuocere, ecco. E credo che questa nuova modalità sia anche bella e apprezzata e permetta comunque una forma di dialogo, per quanto ridotta ai minimi termini. Ecco, quindi seguiteci sui nostri canali. Abbiamo fatto una grande attività proprio anche grafica e di comunicazione per tutti gli eventi che avevamo programmato così faticosamente per ottobre e novembre, ed è saltato tutto e ce ne faremo una ragione, insomma, ecco, e quello è pari quello che è successo a febbraio. Avevamo lavorato come matti a gennaio e a febbraio, pur in condizioni anche un po' difficili perché avevamo appena anche cambiato la nostra sede, e a marzo ci è saltato tutto, ci sono saltati 15 eventi, eccetera, eccetera. Comunque noi non demordiamo, voi lo sapete, ne abbiamo offerto prova producendo molti titoli anche quest'anno, e anzi incrementando i nostri investimenti perché io sono convinto che solo la poesia ci salverà, come diceva qualcuno di molto più bravo e più importante di me, ma che in generale la cultura sia un'esigenza primaria e davvero ci salvi da molte cose. Magari anche solo da una serata di tristezza, insomma, ecco, aprire certe belle pagine a me dà una gioia che è difficilmente raggiungibile con altri mezzi.
Ecco, quindi entriamo un po' in medias res, cioè nel tema della puntata della nostra serata, che è il mese della lettura, Ronzani. Allora, le promesse vanno mantenute, qua è come essere dietro alla scrivania dell'editore, e l'editore così racconta a chi lo ascolta anche quello che accade. Voi saprete che qualche mese fa è entrata in vigore la cosiddetta legge sulla lettura, è la legge numero 15 del 13 febbraio 2020, bel regalo di compleanno che mi hanno fatto. Poi è entrata in vigore il 25 di marzo del 2020. Prima di parlare delle cose brutte di questa legge, parliamo delle cose belle che sono in Italia, come sempre, le declamazioni di principio. Ora sentite questa legge cosa dice. La Repubblica, cioè non gli editori, chi si occupa dei libri, eccetera, la Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini. Spero di averla declamata in modo abbastanza perentorio. Ecco, declamazioni di principio, siamo molto molto lontani da un qualsiasi intervento che favorisca seriamente la lettura, ovvero non vedo, non mi pare di vedere un intervento tale da parte degli organi preposti, anche governativi, in favore della lettura. Dovrebbe sostanzialmente passare per la scuola questa cosa, dovrebbe essere un'educazione. Il mio amore per la lettura, per esempio, non è passato attraverso chissà quali cose strane, è passato attraverso la convivenza con i libri, perché grazie a Dio avevo dei genitori e una casa frequentata da libri grazie ai miei genitori. E poi la scuola, perché ho avuto la fortuna di avere dei professori al liceo che mi hanno insegnato l'amore per i libri e quindi mi hanno anche insegnato a leggere qualche cosa, voglio dire, no? Ecco, quando c'erano degli editori che potevo chiamare tali e che quindi si occupavano di progetti culturali e facevano di tutto per far arrivare i loro titoli a chi di dovere. E se mi permettete, anche quando c'erano degli autori che veramente meritano di restare nella storia, voi lo sapete bene, ma non lo dico io, lo dicono tanti grandi autori, la storia letteraria di un secolo si fa con non più di 10 nomi. Quindi figuratevi voi, voglio dire, come abbiamo iniziato questo millennio, cioè questo secolo, 21esimo, non so quanti degli autori contemporanei potranno restare, però l'obbligo di un editore è proprio di cercare di fare questo, di cercare di individuare delle voci interessanti, cercare di essere maieuta di un qualche cosa di buono, se non per la storia della letteratura, perlomeno per allietare qualche nostra serata, come ho detto prima. Ecco. E quindi, a fianco di quello che è sempre l'intento culturale importantissimo che deve muovere ogni passo di un editore, di qualsiasi editore, c'è anche questo aspetto della promozione libraria e di quello che si fa per la lettura. Quindi, al di là delle declamazioni, cosa prevede questa legge? La legge prevede che, innanzitutto, le librerie non possano applicare uno sconto maggiore del 5%. Ovvero, qualsiasi rivenditore di libri non può applicare uno sconto maggiore al 5%. È intuitivo che questa legge cerchi di favorire le librerie e va bene così, insomma, le librerie sono un anello importante della catena distributiva dei libri e sono il luogo in cui generalmente il lettore incontra il libro, quindi va benissimo che favoriscano le librerie. Io dico solo, bisogna che favorisca un po' tutti. Ecco, e quindi il dibattito non sarà esaurito qua, ma è un dibattito eterno, non è che io faccio polemica, io semplicemente riporto quello che sento, quello che vivo e anche quello che conosco da persona che si occupa della storia dell'editoria, della storia del libro, insomma, ecco.
L'editoria è sempre stata in crisi. Se si leggono manuali ottocenteschi, si dice che l'editoria è la tipografia, il tipografo editore, l'idea del tipografo editore. Adesso sto lavorando su un libro su Niccolò Bettoni, grande tipografo editore della prima metà dell'Ottocento. Insomma, il problema era quello, era sempre quello. E mancano i soldi, e non si sa cosa fare, quel libro non vende bene. Insomma, ecco, cose che mutatis mutandis, come abbiamo detto e visto più volte, coinvolgono da sempre la cultura e il libro, però le case editrici continuano a nascere e i libri continuano a farsene. 15 anni fa si faceva una media di 35.000 titoli nuovi all'anno in Italia, adesso dopo 15 anni siamo a 70.000 nuovi titoli l'anno, un'alluvione, ecco. Molti non sono necessari, molti anche noi magari non avremmo fatto solo libri necessari, mentre io sono arciconvinto che dovremmo veramente concentrarci a fare solo libri necessari, però insomma, ripeto, oltre che progetti culturali, le case editrici sono anche delle aziende e devono rispettare anche delle regole di bilancio, quindi ben venga se una cosa non è assolutamente indegna, che possa vedere la luce se è accompagnata da un adeguato sostegno economico da parte di qualcuno. Insomma, ecco. Torniamo sempre a girare intorno alla nostra legge, e questa legge cosa prevede? Oltre a questa riduzione dello sconto massimo, prevede anche che gli editori possano per un mese all'anno, escluso il mese di dicembre, fare uno sconto fino a un massimo del 20% su tutto il loro catalogo, esclusi i titoli pubblicati negli ultimi 6 mesi. Giustamente le novità si cerca di farle rimanere tali, insomma, perlomeno per un breve periodo di tempo, e che quindi possano godere sempre del prezzo pieno, che non siano soggetti a scontistica, mentre il resto del catalogo, insomma, viene, come dire, promozionato in questo modo, con questo sconto, fino a un massimo del 20%. Come potete vedere, anzi, non vedete perché, eccolo, adesso ho fatto comparire anche questo meno 20%, lo vedete? Eccolo qua, meno 20%. La Ronzani Editore ha scelto come mese in cui fare l'attività promozionale dello sconto del 20% su tutto il proprio catalogo il mese di novembre del 2020. Quindi dall'1 al 30 di novembre sappiate che tutto il nostro catalogo è scontato. Dove trovate questi libri? Perché questa legge non è che ti permetta di fare le cose così tanto per, giustamente, stabilisce anche delle regole. L'onere a carico dell'editore è quello di comunicare alle librerie e ai distributori questa sua intenzione, ovvero questo periodo in cui applica questo sconto particolare e tutto speciale che la legge permette. Noi abbiamo assolto l'onere avvertendo ancora la settimana scorsa i nostri distributori, e abbiamo avvertito anche alcune librerie, ma saranno poi i distributori che avvertiranno le librerie, insomma, ecco. Quindi per tutti quelli che ci stanno ascoltando e per tutti quelli che mi ascolteranno, sappiate che i libri con lo sconto massimo previsto dalla legge li potete trovare o nella vostra libreria di fiducia, e se per caso non vi fanno lo sconto, chiedete che aderiscano a questa iniziativa e quindi che vi applichino questo sconto, perché noi come editore abbiamo fatto questa iniziativa, quindi le librerie possono, anche se vogliono, accedere a questa scontistica particolare, e quindi chiedetegliela, oppure acquistando direttamente dal nostro sito www.ronzanieditore.it. E proprio in vista di un autunno che speravamo non avesse i problemi del Covid, ma che si preannunciasse comunque abbastanza orientato sul web, noi abbiamo investito molto negli scorsi mesi per mandare online il nostro nuovo sito, e quindi vi invito proprio a farci visita nel nuovo sito. L'indirizzo è sempre il medesimo, e quindi www.ronzanieditore.it ci mancherebbe, però da martedì pomeriggio i nostri webmaster, la Maccom di Trento, di Mirko Morello, che ringrazio personalmente e a nome di tutta la Ronzani Editore, hanno messo in linea questo nuovo sito che dovrebbe facilitare l'esperienza di acquisto da parte di tutti i nostri amici, lettori, utenti e quant'altro. Insomma, ecco. E quindi dovrebbe anche facilitare la possibilità di accedere a tutte le facoltà che
che la casa editrice può dare ai propri lettori. Il sito è modulato sul precedente, però ha una grafica molto più snella, che io ritengo molto più accattivante. Il sito precedente, qua gli anni passano, era un sito concepito 5 anni fa, e vedere adesso il nuovo sito mi permette proprio di capire quanto, anche da un punto di vista grafico, ma lo vediamo ogni giorno nell'esperienza del fare libri, quanto la grafica cambi e il nostro gusto, il nostro occhio cambi così velocemente, insomma. Tutto d'un tratto, quando ho visto il nuovo sito, il vecchio sito mi è apparso vecchio, mentre fino al giorno prima mi pareva bellissimo. Ancora lo ritengo molto bello, ma mi piace molto di più il nuovo sito, pratico, veloce, con questo bel carattere bold. Il carattere è il work, è stato usato il work, la scelta è di Mayra. Ed è un carattere molto molto bello, molto solido, molto visibile, molto giovane, insomma, ho approvato subito. Ecco, io e anche gli altri in casa editrice, noi che siamo notoriamente dei maniaci di caratteri tipografici, abbiamo approvato immediatamente questa scelta che è stata fatta dal nostro webmaster, perché ha scelto un carattere molto bello dal nostro punto di vista. Lo usiamo proprio in questi due pesi, il suo regular è un sans serif, molto pratico, molto solido, il suo regular è il suo bold, ecco, per i titoli, eccetera. Insomma, fatevi il vostro giro. La scheda l'abbiamo comunque concepita come una scheda che offra anche dei contenuti e quindi un'esperienza a chi entra per visionare le pagine di un libro, e quindi c'è come sempre la scheda bibliografica classica, poi generalmente nella stragrande maggioranza dei titoli una serie di fotografie o delle immagini contenute nel libro o anche fotografie riguardanti qualche evento di presentazione o cose del genere, e poi anche un video generalmente o di un'occasione speciale di presentazione o un video che ci ha mandato l'autore o di una qualsiasi altra circostanza in cui appunto si parlasse del libro a cui la scheda si riferisce. Insomma, io lo trovo interessante, ma soprattutto, ripeto, la cosa che deve anche essere facilitata per chi frequenta il sito è la possibilità di acquisto, e speriamo di esserci riusciti. Poi sarò evidentemente molto più breve rispetto alle altre volte, e la cosa non guasta, non guasta. Volevo solamente parlarvi di altre due cosette. Intanto cogliere l'occasione per ringraziare Elena Chemello di Rai 3 Veneto, perché martedì è venuta nella nostra sede, dove io, Luciano Cecchinel, il nostro presidente Claudio Rizzato e la mia condirettrice Luisa Maestrello abbiamo rilasciato delle interviste. Un'intervista è andata in onda sui canali Rai proprio stamattina a Buongiorno Regione e poi nel servizio del TG3, ed è un'intervista che riguardava la piccola antologia della peste che la settimana scorsa, come ricorderete, abbiamo presentato con Cristina Battocletti e con Nicola De Ciglia. Martedì invece, e lo vedrete anche appunto oggi nei vari servizi Rai oppure recuperandolo nel sito della Rai, c'era con me il grande poeta Luciano Cicchinel, anche lui appartenente, aderente, con un suo bellissimo, bellissimo pezzo di poesia e di prosa alla piccola antologia della peste, e che ha rilasciato un'intervista davvero straordinaria alla Rai. Mi spiace che purtroppo per ovvi motivi di tempo non si possa ascoltare tutta, ma i contenuti di quanto racconta e di quanto dice Luciano Cecchinel sono veramente sempre straordinari. Mi è piaciuta molto questa sua riflessione, che poi è contenuta nella piccola antologia della peste, ma prendeva origine anche molto da una sua personale riflessione sull'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco. Ecco, la trovo estremamente interessante, perché è un brano che non è solo teologico, mi viene da dire, etico, civile, si rivolge non solo a chi ha fede, ma anche ai laici. E quindi ascoltarlo raccontato da un poeta
che quindi lo filtra attraverso la sensibilità della sua poesia, e in più un poeta anche che ha fede, mi è parsa una cosa molto particolare. Poi voi tutti sapete che io ho una particolare predilezione per la poesia, che credo sia quanto di meglio si possa esprimere a parole, e quindi è stato per me un momento non solo bello, ma anche molto emozionante. Quindi grazie alla RAI per questa attenzione che ci ha riservato, è veramente un premio per tutta la casa editrice e per tutte le persone che lavorano attorno al nostro progetto culturale. E poi volevo dire che parlare proprio per 2 minuti di questi altri degli ultimi due nati della casa editrice, che sono Luigi Meneghello, un intellettuale transnazionale. Questo bel saggio della collana Saggi Numeri, diretta da Paolo Carta, è scritto dalla dottoressa Marta Pozzolo, da Marta, ecco, che è una studiosa italiana di Schio, che ha trascorso gli ultimi 10 anni della sua vita comunque tra il Veneto e Reading, proprio come Luigi Meneghello, che è invece l'oggetto di studio di questo libro. E questo libro lo abbiamo presentato lunedì scorso sera, purtroppo senza pubblico, ma con una bellissima diretta Facebook, che ha visto anche una grande partecipazione di pubblico, a Isola Vicentina, nel contesto del Festival Profumo di Carta. Ecco, quindi questo libro anche è disponibile, potete acquistarlo dal nostro sito. Il consiglio personale che vi do è di aspettare un paio di giorni, così da... Ah no! Ecco, vedete che dicevo una cosa sbagliata. Questo è uno di quei titoli invece che, essendo pubblicati entro gli ultimi 6 mesi, non gode dello sconto, quindi vi dicevo una stupidaggine, no, potete acquistarlo anche fin da subito. Un altro titolo che gode della stessa sorte, cioè non può essere scontato, è invece questo grosso malloppone, ma davvero, guardate, sono 500 e scusate se faccio un po', sembra che io faccia il venditore di pentole alla televisione, però insomma anche questo ha un suo senso. Sono 612 pagine di questo straordinario, bellissimo romanzo noir giallo, chiamatelo come volete, comunque con questa trama appunto gialla, che si intitola Perché Istanbul, ricordi del grande autore turco Ahmet Ümit. Questa è la prima edizione italiana. La traduzione è di Anna Valerio, la cura del testo italiano è del nostro redattore Giovanni Stefano Messuri, che ringrazio, così come ringrazio Anna per la traduzione. E una menzione la merita la direttrice di questa collana, che è appunto la condirettrice della baracca, come dico io, che è Luisa. Insomma, ecco, un lavoro corale anche in questo caso, ma un lavoro corale come piace a me, inteso come frutto dell'opera di più intelligenze attorno a un comune progetto culturale. È un libro molto bello, costa solamente 18 euro, io vi consiglio di non perderlo. Voglio davvero mantenere la promessa di finire qualche minuto prima, sono le 18:24, ho comunque parlato per 24 minuti su 30 della mia consueta mezz'ora con voi, e direi che posso finire qua, semplicemente ricordandovi che o da noi, chiamando direttamente in sede, o prenotandoli attraverso il sito, potrete anche cominciare a pensare ai regali di Natale. Ovviamente al tema del Natale e dei regali di Natale torneremo anche in qualche altra prossima diretta, però è il momento di cominciare a pensarci, magari proprio avvicinandoci a questo novembre col 20% di sconto e approfittando di questi particolari prezzi che ha il nostro catalogo storico. Vi ringrazio e vi saluto, vi ringrazio sempre dell'attenzione, della pazienza con la quale mi seguite, e anche della tenacia, perché c'è sempre qualcuno che ci ascolta, e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Buona serata a tutti.